ragione, il signore Ciancio, prego. Ciao. 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 Li votiamo uno a uno, Presidente? Bene, il primo è l'articolo 19. Per l'articolo 19, quindi l'esecuzione delle opere pubbliche assunte dalla stazione appaltante, l'esecuzione dei lavori pubblici dovranno essere fatti sotto la responsabilità dell'amministrazione di Roma Capitale in qualità di stazione appaltante. Quindi parere favorevole. Articolo 20, quindi dobbiamo votare questo? Numero 1. Apriamo la discussione su questa presentazione. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliere Giuliano, per favore, uno per gruppo. Allora, siccome... siccome è simpatica sta cosa, quindi fra me e il collega, quindi sembra che poi ci abbiamo qualche interesse particolare o facciamo sto lavoro, no? Però sembra. Allora, articolo 19. Sembra. Ok? Sembra perché infatti lui è architetto, c'ha ragione, bravo. Allora, articolo 19. Come si dice, il comune deve avere la garanzia della stazione appaltante. Allora, la confusione che c'è è sempre quella che ho detto prima. Il fatto che l'amministrazione delega al soggetto attuatore di trovare una stazione appaltante per cui fare la gara e l'opera di urbanizzazione, quindi fa la fase, diciamo, operativa amministrativa in e per conto per l'amministrazione comunale, il Comune di Roma, come diceva prima il direttore, si garantisce tramite altre figure, quindi la commissione di vigilanza, la verifica poi del collaudo, perché comunque viene fatto un collaudo temporaneo come dicevo prima, e poi l'amministrazione ha 2 anni per fare il collaudo definitivo. Quindi ha gli strumenti, l'amministrazione non si è diminuita gli strumenti per poter intervenire, li ha comunque gli strumenti, solo che diminuisce i costi interni, perché pagare poi i professionisti, i consulenti, su questo c'è un costo, e comunque sia si toglie un problema, perché poi l'amministrazione rischia di non dare risposte come ha fatto fino al 2009, ok? Non voglio dire da quando è partita, sarà partita dal 95, quello che sia dall'80, però prima era tutto al caso, dal 2009 è stato messo un punto fermo. Oggi in questo punto fermo lo cerchiamo di andare incontro ovviamente alla crisi, perché o si va contro alla crisi oppure non se ne anda con, cioè non ci può fregare di meno della crisi di questo settore, e noi votiamo quello che ripetiamo opportuno. Però le due cose cozzano, se non otteniamo quella linea con cui questa nuova convenzione, riprendendo quelle vecchie, ha il suo fine, oppure questo non è. Quindi da questo punto di vista, per quanto mi riguarda con Fratelli d'Italia, io questo non lo vedo grazie positivo. Consigliere Giuliano, altri interventi? Su questo emendamento non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Raddacca, Lista Civica Marino. Prego. Grazie Presidente. Avevamo insomma alcune perplessità sulle modifiche suggerite, perché come detto anche durante la pausa, ci sembrerebbe un po' un controsenso votare positivamente una delibera che ci sembra abbia degli elementi positivi e poi osservare su elementi fondanti. Queste perplessità ci sono state confermate dal parere del direttore e anche dal parere, diciamo, di un esperto in materia e non solo di direttore del municipio, quindi ci asterremo su questi emendamenti proprio perché abbiamo votato favorevolmente la delibera in commissione, perché credevamo che avesse elementi, come rilevato anche dai colleghi che ci hanno preceduto, elementi importanti e innovativi e che potrebbero essere anche delle garanzie per il futuro della città rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni, laddove mancano collaudi che l'amministrazione non ha voluto, potuto o saputo fare, e opere rimaste incompiute e non utilizzabili. Ne abbiamo nel municipio tantissimi esempi. Speriamo che questa nuova schema di convenzione possa ovviare a queste problematiche, così come
formulato e come proposto. È chiaro che poi bisognerà vedere il test sul campo di quello che poi accadrà, ma ripeto, queste osservazioni ci sembrano che vanno a snaturare il cuore fondante della delibera e quindi ci sembrerebbe un controsenso da parte nostra votare positivamente una e positivamente gli altri. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Consigliere Ciancio, gruppo PD. Riaffermo la posizione che PD voterà compattamente detta osservazione e naturalmente volevo solo dire che è il punto 6 dell'articolo 19 e la stazione appaltante è sempre un'altra cosa. Bene, questo per Giuliano, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Poli, in difformità dal gruppo? Sì, Presidente, per le motivazioni che ho prima detto nell'intervento, che probabilmente non è stato efficace, è come se noi andassimo da un rivenditore di automobili e chiedessimo una macchina a metano però con il serbatoio per la benzina. È proprio l'impostazione del... Sì, no, c'è l'ibrido, ma io dico uno o l'altro. È proprio l'impostazione della delibera sulla quale si può anche esprimere, voglio dire, una perplessità, e in commissione insomma l'abbiamo valutata questa cosa, ma siccome l'impostazione della delibera è quella di esternalizzare, quindi di dare le responsabilità in toto anche per ciò che attiene il collaudo, gli espropri che non vengono più effettuati dall'amministrazione comunale ma vengono effettuati dal soggetto attuatore, è una, come diceva il collega Laddaga, una sfida che raccogliamo con l'interrogativo se potrà andare bene o meno. Certo è che gli esempi che abbiamo avuti prima del 2009 non sono stati certo edificanti e ripeto, ne abbiamo avuto negli esempi nel nostro municipio dove opere pubbliche, quelle private si sono completate in maniera repentina, opere pubbliche a distanza di tanti anni non sono state collaudate, con questo schema di delibera non potrà essere più possibile. Quindi io il mio voto di astensione alla proposta. Grazie consigliere Poli. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Giuliano si poteva pure astenere, dai. Allora, 11 voti a favore, un contrario e 7 astenuti, quindi approvato. Allora, passiamo al secondo, l'emendamento numero 2, consigliere Ciancio, lo presenta per favore. Allora, l'emendamento proposto riguarda l'articolo 20, il collaudo delle opere pubbliche, il punto numero 1 ribadisce questo, sostanzialmente modifica le opere pubbliche realizzate con la responsabilità della stazione appaltante sono soggetto a collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo dei lavori pubblici. La convenzione poneva questa facoltà al soggetto attuatore che sceglieva il collaudatore. È vero che lo poteva scegliere in una situazione in cui c'era una terna, in cui metteva un soggetto dell'amministrazione comunale sempre dentro, ma in questo caso, ponendola in questi termini, l'articolo 20, il collaudatore lo nomina esclusivamente l'amministrazione comunale e come in tutte le opere pubbliche viene pagato
dall'amministrazione comunale. Con quali fondi? Con i fondi delle opere che si fanno, perché se un'opera costa 100.000 euro, sappiate che da quell'importo vengono dedotti l'IVA, le competenze tecniche e anche il collaudo. Quindi non stiamo dicendo nulla alla legge ex Merloni, non stiamo dicendo nulla al 163 del 2006. Quindi proprio per questo ritengo che il direttore del municipio abbia espresso senza nessun veto parere favorevole. Grazie. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Undici voti a favore, otto astenuti, nessun contrario. È approvato. Passiamo al numero 3, consigliere Ciancio, prego. Questo era quello di prima che avevo accennato, riguarda le fiduzioni e le garanzie per l'amministrazione. L'emendamento pone solo un cambiamento, che è quello di potranno, dovranno essere bancarie. Invece che potranno, dovranno, con parere contrario, con nota allegata del direttore. Naturalmente io ritengo che se potranno essere bancarie o di carattere assicurativo, già la convenzione lo prevedeva, solamente che dava la facoltà di fare l'una o l'altra. In questo caso, secondo, come dire, le esperienze che abbiamo vissuto ad oggi, almeno per quanto la mia modesta esperienza che abbiamo avuto nel quadrante nord di questo municipio, due o tre volte le assicurazioni di carattere assicurativo risultavano vuote. Cioè l'assicurazione che ha garantito di ripristinare l'area di Via Albalonga dopo il PUP non c'aveva i soldi, dice non posso farlo perché era tutto falso. E poi sotto gli occhi di tutti quello, il servizio dell'altra sera in televisione, in cui molte fiduzioni assicurative sono sparite perché le assicurazioni stesse non ci sono più, sono fallite. Del resto la SAI è stata incorporata nell'Unipol. Allora, di queste robe ne vogliamo tener conto? Allora, qual è la garanzia migliore per un sindaco, un amministratore pubblico che vuole garanzia da un privato a cui si concede di triplicare le volumetrie e di fare delle opere pubbliche a scomputo? Quale deve essere? Giustamente dice li fai prima, ma non ha funzionato neppure, perché chi ha la forza per farle prima? Noi concediamo di più ai privati costruttori quando le opere le possono fare dopo, ma dopo tutte le garanzie per il pubblico. Grazie. Apriamo la discussione. Consigliere Giuliano, prego. Allora, su questo ovviamente dopo l'intervento emerge il fatto che è una questione politica, in quanto si cerca appunto di alzare il prezzo. Io sono curioso di vedere la componente, insomma, che in questo momento cerca di modificare questa convenzione. Poi al comune io seguirò questa cosa e me ne farò carico per vedere come va a finire dal punto di vista politico, perché se poi ragioniamo dal punto di vista della problematica inerente alla crisi del settore, qualcuno forse non sa, ma io lo dico lo stesso, che la differenza fra bancaria e assicurativa sta solo nei costi, ossia nel costo che ha
il soggetto attuatore, no, nei confronti sia del bancario che dell'assicurativo. Quindi per fare una fiduzione bancaria devi avere o delle proprietà o devi avere sul conto corrente i soldi necessari alla copertura di quell'intervento, mentre l'assicurativo ti permette di comunque garantire, se spegni il microfono, grazie. L'assicurativo ti permette di garantire a prima escussione quindi comunque lo stesso importo. Qual è la differenza? Per l'amministrazione la differenza non c'è, in quanto se è bancaria comunque sia la banca paga perché ha i soldi dentro del soggetto attuatore. Se è assicurativa, l'assicurazione paga perché te la fa a prima escussione, quindi paga e si rivale sul soggetto attuatore. Quindi per l'amministrazione non gli cambia nulla, cambia solo che i costi della bancaria e quindi il peso sulla bancaria è notevolmente peggiore rispetto all'assicurativo. Ora però qualche collega perde di vista da dove si parte. Io lo dico la terza volta perché vorrei che qualcuno dicesse allora che dal 2009 ad oggi è stato fatto lo stesso percorso, invece sembra che di punto in bianco, ok, questa nuova amministrazione si è inventata una convenzione, capito, per il bene del settore. Già esistono queste cose. Ora, o si è in linea e quindi diamo una mano al settore, ok, per il nostro piccolo, oppure si vota contro. Ma il settore bancario? Ok, si vota contro, perché o vale il fatto della crisi, non è che vale la crisi e poi mettiamo la bancaria, mettiamo che il comune deve fare i controlli e deve mettere dei soldi per fare la nomina di alcune figure tecniche, che non è vero che poi vengono dai soldi perché delle varie opere di urbanizzazione, perché i costi vengono sostenuti dal soggetto attuatore che dà alla stazione appaltante. Si fa ancora confusione, però io capisco che è una materia difficoltosa, io ci ho messo un bel po' d'anni per capirla, quindi se ho capito io può darsi che la capiscono tutti. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 11 voti a favore, 7 contrari e un'astensione della consigliera Lozzi, quindi è approvato. Passiamo all'ultimo, prego consigliere Cianci. No, assicuro i consiglieri, all'articolo 20 naturalmente i punti 3 e 4 devono essere soppressi perché, ve li posso leggere, non ha ragione più di esistere né il numero 3 né il numero 4. I nominativi del soggetto incaricato del collaudo sono comunicati dal soggetto attuatore, cioè, che deve comunicare. Cioè, i verbali delle visite di collaudo in corso d'opera sono trasmessi dal soggetto attuatore al Campidoglio, quindi non esistono. Porto, apriamo la discussione, non ci sono interventi, no, passiamo alla dichiarazione di voto, non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Strategia.
ce l'hai pure la Comunità Europea. Allora, 11 voti a favore, 8 astenuti, l'emendamento è approvato. Passiamo alla dichiarazione di voto di tutto il corpo della delibera. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano. Allora, in virtù del fatto che comunque sia, perché poi queste cose rimarranno agli atti sto consiglio, quindi qualcuno lo vedrà, in funzione del fatto che questa delibera è diventata un'azione meramente politica, quindi di intervento politico, e allora cambiamo modo di porci, nel senso che il Comune di Roma in questo ultimo anno ha fatto 4 convenzioni e ce ne sono 85 ferme. Questo perché? Perché non le può fare? No, perché sta aspettando di dire al settore che questa amministrazione ha risolto i problemi di chi di dovere. Questa amministrazione si vuole prendere il merito politico di dire finalmente ci siamo noi, cambiamo la convenzione e quindi siamo noi quelli che vi diamo le risposte. Poi ovviamente questo è chi, come si dice, il cittadino può entrare in questa confusione, ma già gli addetti ai lavori capiranno che tra questa che andrà approvata e quella che c'era non è cambiato nulla, per cui è tutta fuffa. Allora, il problema è alzare il prezzo politico, benissimo, quindi adesso chi dovere ha vinto una battaglia, poi vedete se vince la guerra, però, perché in Consiglio Comunale ci andremo a verificare come andranno a finire queste cose. Detto questo, ovviamente avendo modificato il senso e quindi avendo modificato un lavoro effettuato, va bene, e quindi non essendo in linea, perché io lo dico e sono... ero favorevole a questa convenzione come era prima, perché è un percorso che parte dal 2009 e quindi chi meglio di me non è pretestuoso, nel senso che l'ha fatta l'amministrazione a me prima vicina alle mano e oggi sarei stato d'accordo anche in questa perché c'è una continuità per aiutare il settore. Ma visto che questa non è la volontà politica di quest'Aula, io voto come Fratelli d'Italia contrario a questa delibera osservata o con l'ordine del giorno, com'è Presidente? Con gli emendamenti, quindi emendata. La nostra delibera. La nostra emendata, perfetto. Quindi, grazie. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Raddacca, prego. Pronto? Sì. Sì, Presidente. Ovviamente contrariamente al percorso fatto e alla votazione fatta in commissione ed anche a quanto ho dichiarato in fase di intervento sugli emendamenti, è chiaro che la delibera così come uscirà da questo Consiglio non è quello che avevamo pensato, è quello che secondo noi, non so, è come modificare un progetto di una chiesa fatta a Crocelatina, dice sì mi piace questo progetto, però facciamo ottagonale, allora non ti piace il progetto. Quindi non possiamo votare positivamente a questo punto, a questa delibera così come emendata, per tutte le perplessità che abbiamo espresso prima, per le perplessità espresse dal direttore, dagli uffici tecnici in commissione, insomma ci sono una serie secondo noi di incongruenze a questo punto su questa delibera che purtroppo ci costringono ad astenerci dal votarla, non perché contraria alla delibera così come arrivata al Campidoglio, ma perché secondo noi a questo punto esce una cosa deformata che è un po' incongruente al suo interno. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Chi si astiene?
Allora, è respinta con 7 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti. Quindi il Consiglio non esprime parere su questa proposta. Allora, passiamo allora all'ultimo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione attività dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia sul rastrellamento del quadrato. Prego il Presidente della Commissione di illustrare l'atto. Oh, faccio presente che è stato presentato un'ordine di esposizione e un ordine del giorno collegato a questa risoluzione, che credo sia un ordine del giorno scaturito dalla Commissione stessa. Prego, consigliere Lattaga. Grazie, Presidente. Scusate. Rassicuro tutti i colleghi che sarò molto veloce, perché il passaggio in Commissione è stato altrettanto veloce, ma chiedo a tutti... Per favore, su! Credo che dobbiamo un po'... Scusate, un attimo solo. Per favore. Prego. Dobbiamo un po' di rispetto anche al proponente del progetto che abbiamo audito in Commissione e che è qui dalle 9 di questa mattina, quindi mi auguro che terremo comunque un comportamento consono ad un atto che votiamo, perché riteniamo importante, spero e credo, così come in Commissione è passato con l'unanimità di tutte le forze politiche presenti, quindi io davvero credo che non ci saranno problemi in questo senso. Vado ad illustrare velocemente la risoluzione che sposa una proposta e un progetto dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e i loro familiari, che si ricollega alla terribile ferita inferta al nostro territorio nell'aprile del 44 con il rastrellamento del Quadraro, di cui abbiamo commemorato il 70° anniversario pochi mesi fa con grande partecipazione della cittadinanza e anche insomma dei presenti in quest'aula con alcune iniziative. Ricordo, ma forse non c'è bisogno di farlo, che l'ex 10° municipio e quindi il 7° municipio è insignito di una medaglia d'oro al valore proprio per il comportamento tenuto in occasione dell'occupazione, ma in special modo, ed è così motivata la medaglia d'oro, in occasione del rastrellamento, per collegarsi al ricordo di questo avvenimento, l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia ha proposto un progetto in accordo con Roma Capitale, l'Archivio di Stato e la Prefettura, che consentirà di insignire della medaglia d'oro per i cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti i sopravvissuti a quel terribile evento o i familiari e gli eredi. Noi, come ho detto, abbiamo audito in commissione l'ideatore, il professor Amene, che è presente in aula, che saluto e ringrazio. Perché vorremmo chiedere che la cerimonia di premiazione, di conferimento, meglio, della medaglia ai sopravvissuti e ai parenti avvenga nel nostro territorio. È questo che chiediamo con questa risoluzione. Chiediamo alla Presidente di impegnarsi e di attivarsi e di fare tutto ciò, di fare tutti i passi necessari perché nel nostro territorio e ovviamente in special modo nel territorio del Quadraro possa tenersi questa cerimonia che sarà a carattere nazionale, perché alcuni dei sopravvissuti e soprattutto i parenti e i discendenti sono ormai sparsi in tutta Italia, quindi ci sarà un grande coinvolgimento anche di autorità pubbliche. Sarebbe veramente un peccato se il municipio fosse assente da questo avvenimento o se lo stesso si tenesse in altro luogo che non il nostro territorio e che non il Quadraro. Presidente, non so se possiamo parlare anche dell'ordine del giorno collegato velocemente, forse facilitiamo. Sì, consigliere, tanto insieme all'ordine del giorno diciamo non è che va a modificare o sostanzialmente la proposta. Prego. Non ho visto questo ordine, posso vederlo? Prego, consigliere Addacco. Allora, come concordato in commissione e purtroppo non ho potuto riportarla nella seduta di commissione precedente al Consiglio perché è saltata per avvenimenti legati all'allerta meteo venerdì scorso, quindi era una cosa decisa già in commissione quando votammo la risoluzione. Quando votammo la risoluzione avevamo già deciso di preparare un ordine del giorno in cui semplicemente chiediamo che congiuntamente
ha la volontà di ospitare nel nostro territorio la cerimonia, il tutto avvenga anche coordinandosi con il quinto municipio, perché il territorio del Quadraro è diviso tra il nostro municipio ed il quinto, tant'è che ogni anno, quando ad aprile si tiene un momento di ricordo del rastrellamento, è sempre fatto congiuntamente dalle due amministrazioni, quindi ci sembrava la cosa migliore auspicare il coinvolgimento anche del quinto municipio. Grazie. Grazie. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Matteo. Sì, lo dico subito. Che? Posso? Sì. Prego. Ok. Allora, vabbè, pur non facendo parte di questa commissione, senz'altro il nostro parere è favorevole. Una cosa, ecco, soltanto una cosa vorrei richiamare all'attenzione degli organizzatori e del... In via del Quadraro è stata messa una targa proprio per i caduti del Quadraro, se non erro, che oltre ad essere pericolosa il modo come è stata messa, adesso è addirittura sbeccata, no? Cioè, io ti chiederei in questa fase di festeggiamenti, di magari di ammodernizzarla un attimo, perché non si può mettere 10 o 12 nomi dei caduti su un pezzo di plexiglass, tanto per dire ho fatto una targa. Se voi siete passati a via del Quadraro potete notare che per me, messa in quella maniera, quella targa per me è vergognosa, cioè è un'offesa proprio ai caduti del Quadraro. Quindi chiederei... No, non si può vedere, scusate, non si può vedere come è stata messa, tanto per dire io ricordo i caduti del Quadraro, in quella situazione non si ricordano, per me si offendono, perché quella deve essere una targa fatta con tutti i criteri, con tutto, cioè non un pezzo di plexiglass con scritti 10 o 12 o 14 nomi. Quindi chiedo al Presidente della Commissione di attivarsi affinché venga modificato, perché ho detto non solo... è offensiva secondo come è stata fatta, ma è anche pericolosa, perché è messa in un angolo, in un punto che se un bambino di un'altezza di un metro gira, prende la targa dentro un occhio, si sgarra, e sicuramente chi l'ha rotta, chi ha rotto quell'angolo dalla parte proveniente, diciamo, da via dall'Appia, qualcuno ci ha sbattuto, ha spaccato l'angolo. Pertanto chiedo al Presidente, visto che si è attivato il Presidente Vaddaga per preparare questa risoluzione, che nel momento della celebrazione venga rimodificato quell'angoletto, perché ho detto, per me non è riconoscitivo ma è offensivo. Grazie. Grazie consigliere Matondo. Altri interventi? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, io credo sia un'iniziativa molto buona questa che ha intrapreso la Commissione con questo atto. Credo sia giusto sostenere le associazioni come quella nazionale Reduci dalla Prigionia affinché ci sia il modo di ricordare fatti importanti che sono accaduti in questo municipio, una zona come quella del Quadraro che è stata fondamentale durante il periodo della Resistenza. Credo anche che nel momento in cui molti testimoni di quegli avvenimenti sono venuti, insomma, negli ultimi anni a mancare, sia giusto sostenere l'impegno di queste associazioni che cercano di coltivare la memoria anche se coloro che sono stati protagonisti non ci sono più. Per questo voteremo favorevole a questa proposta di risoluzione e anche all'ordine del giorno che sottolinea come sia importante coinvolgere anche il quinto municipio in questo tipo di iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Pedassi, consigliere Caro. Parli tu, va bene, quando parlano gli altri no. Allora, sì, va bene, io faccio il mio intervento perché invece penso che non bisogna così soltanto per l'orario dare poca importanza o diminuire il tempo di discussione di quest'atto che secondo me è un atto fondamentale, anche perché io ricordo, come è scritto anche nella risoluzione, che il progetto che viene ideato si tratterà poi, andrà a confluire in un testo di due volumi, il percorso storico, la valorizzazione storica del nostro territorio non può essere qualcosa che deve essere trattato con superficialità, per il semplice fatto che l'importanza di mantenere questa cerimonia all'interno del nostro territorio è importante soprattutto per la memoria storica.
storica, perché ci allontaniamo sempre di più da quel periodo e dimentichiamo forse sempre di più quello che è avvenuto. Di conseguenza credo che con forza la Commissione, insieme anche giustamente con la richiesta della collaborazione con il Municipio Quinto, ha richiesto che questo avvenga nel territorio, perché forse proprio per valorizzare il lavoro che è stato fatto, che sicuramente sarà un lavoro anche non di poco tempo ma di lungo periodo, e che servirà anche alla ricostruzione nel nostro territorio della storia e anche di uno sviluppo di quel territorio, perché bisogna in qualche modo valorizzare quelle che sono poi le origini e le realtà esistenti sul municipio stesso. Quindi un plauso anche a questo progetto, e sono convinta che fare queste cerimonie non in una sala chiusa ma all'interno del territorio stesso valga moltissimo, e quindi sono davvero favorevole a questa iniziativa. Grazie. Grazie consigliera Carus. Altri interventi? Consigliere Stelità. Consigliere, grazie. No, scusate, io devo dire che in questi 15 mesi di consigliatura la consigliera Carus ha ragione. Un argomento così importante va sviluppato meglio. Magari possiamo ritirarlo e portarlo alla prossima seduta, perché merita la giusta attenzione. Merita la giusta attenzione, anzi pregherei al Presidente, e mi dispiace che non ci ha pensato, di sospendere il Consiglio e sentire il Professore, che il Presidente della Commissione ha così elogiato, che io sono stato è stato uno degli ultimi atti nella scorsa consigliatura che questo Municipio ha portato in evidenza. Perciò io chiederei a lei, Presidente, che ha l'autorità data da quest'Aula, che posso spendere il consiglio, e sentiamo. Ma scusa, consigliere Giuliano, consigliere Presidente, lei non può permettere al consigliere Giuliano. Consigliere Giuliano, per favore. Sì, non facci accomodare fuori. Scusate, sono per favore. Ma guarda su. Allora, così sia, se me l'avesse chiesto, no, se, in caso che avuto in caso l'abbiamo contrario, in caso che in ca... Ma come no? Vogliamo sentire, io non so se il professore, per favore, se il professore allora, è ancora d'accordo, ma questa mattina quando ci ho per parlato, favore, consigliere Giuliano, per favore. Presidente, prego. Io lo dico, non permetta più che consigliere Giuliano per favore, se no veramente, per favore. Allora, perciò io sono ben contento, e mi dispiace molto che la Presidente Fantino in tutti questi mesi non ha fatto niente per accelerare questo argomento, che noi nella scorsa consigliatura insieme al Presidente Medici e con 44, ma è stata una delle battaglie, delle cose che abbiamo sempre affrontato. Perciò ecco, pregherei, c'è anche la signora Mina Guelbi che ci stava raccontando stamattina fuori nei corridoi, e che lei ha avuto un parente che, io sinceramente capisco che ci abbiamo tutti un po' fame, ci abbiamo un po' fretta e perciò abbiamo anche tante cose da fare, però vi chiederei veramente, per il lavoro fatto dalla Commissione, che ringrazio dell'attenzione che ha voluto avere a questo argomento, ma va affrontato bene, non solo con il coinvolgimento dell'ex sesto municipio, adesso non so che quinto, e con l'attuale settimo, e magari coinvolgere anche il mondo universitario, le scuole, perché le scuole non devono, le nuove generazioni non devono dimenticare questa tragica tragedia. Grazie consigliere Stritano. Allora, ci sono altri interventi? Allora, non ci sono. Allora, passiamo a dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'ordine del giorno? Vabbè, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.
Allora, 18 voti a favore, non sono contrario, non sono astenuto. Allora, passiamo alla votazione dell'atto della risoluzione. Allora, chi è favorevole alla risoluzione? Quella è l'ordine del giorno. Va bene. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'atto è approvato e il consiglio è chiuso. Grazie.